Per l'ultimo atto del nostro arrangiamento parliamo oggi del trattamento della voce. Se ci fai caso, nelle grandi produzioni ciò che risalta di più, ciò che emerge veramente è il sound complessivo, l'impatto sonoro e la voce quando questa è presente. La qualità della voce è quella che fa il pezzo. Soprattutto una voce fatta bene sta in piedi da sé e tutto il resto ci va intorno. Pensa soltanto a quei brani che vengono remixati continuamente anno dopo anno e in ogni nuova veste riescono ad avere il suo perché. Questo è dovuto a una voce che comunque è fatta bene sia a livello di suono che di melodia che di linea vocale. E questi sono gli elementi che dobbiamo ricercare anche nel nostro piccolo quando ci mettiamo a fare un brano. Innanzitutto la qualità. Una buona registrazione già inizia a suonare bene da sola. Al contrario, una pessima registrazione puoi aggeggiare quanto ti pare, ma non ne uscirà mai fuori granché. Non si possono fare miracoli. Allora è bene dal punto di vista della sorgente che già sia una qualità ottima. Poi l'inglese, se il brano è in inglese. Spesso chiedono dei cantanti madrelingua, ma non è neanche così strettamente necessario. L'importante è che non emerga un accento particolare oppure che non emerga che il cantante non è inglese. Che non sembri parole inglesi con un accento completamente diverso, perché altrimenti suona strano per chi l'ascolta. E se ci fai caso, ci sono cantanti provenienti da tutto il mondo che non riesci a distinguere bene, almeno non tu abbia una conoscenza approfondita della lingua, da dove vengono. E li suoniamo continuamente nei nostri DJ set. Esempio semplice, si può dire dance o dance, sono corretti entrambi perché dipende un po' dalla provenienza di chi parla, però good morning non è corretto, e così come tanti piccoli errori che si sentono qua e là, che denotano subito una produzione di scarsa qualità e di conseguenza il brano viene scartato da qualsiasi label importante. Ultimo ma assolutamente più importante è che la linea melodica sia catchy, che non ci siano troppe parti che si accavallano, un testo troppo lungo e troppo macchinoso. La linea vocale, di qualunque genere si stia parlando, deve arrivare subito. Può essere un'idea semplice, che si possa fischiettare già da un primo ascolto, oppure qualcosa di estremamente particolare, estremamente strano, estremamente fuori dagli schemi, ma anche quello che rimane in testa. È questo l'obiettivo della parte vocale. Non c'è bisogno di un testo straordinariamente complicato, almeno che non sia quello l'obiettivo della canzone. E così come anche di troppe parti che si intrecciano tra loro. Molto spesso nella semplicità stanno le cose più efficaci. E nella voce a maggior ragione, soprattutto nell'ambito elettronico. Il suono è quello che poi ne fa la differenza. Con i giusti accorgimenti, gli effetti, la compressione, tutte quelle cose vedremo dopo in fase di mixaggio. La voce deve avere il risalto che si merita, perché è la prima cosa che tendiamo ad ascoltare. Ora, noi italiani troppo spesso la mettiamo troppo sopra, con tutti gli strumenti un po' troppo a margine. Però dipende anche un po' dalla nostra cultura melodica e così. Sul mixaggio e la fase direttamente successiva parleremo tra poco. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!